Purísima y pía, sei nostra Maria, Sicilia è con te. Sei nostra Maria, Sicilia è con te. La bella Sicilia, ridente dei mari, ti cinge con l'iride dei vigili fari, profumi di zagara, o mistico fior, ti dona speranza, o vivida stella che al cielo sei via, sei nostra Maria, Sicilia è con te, sei nostra Maria, Sicilia è con te. La bella Sicilia, ridente dei mari, ti cinge con l'iride dei vigili fari, profumi di zagara, un mistico fior, ti dona. Scendere santo, combattere forte, con te madre accanto, si vince la morte. Freschissima rosa, che martiri in Dio, sei nostra Sicilia è con te, sei nostra Maria, Sicilia è con te. La bella Sicilia, ridente nei mari, ti cinge con l'iride dei vigili. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Misericordia, prega por nosotros. Padre Santiago y Padre Spoto, pregate por nosotros.
En el nombre del Padre, del Filho e dello Spirito Santo. Amém. Vive Jesus, el Senhor. Ele vive, ele vive, ele vive. Vive Jesus, el Senhor. Tu l'audio qua. Quiero darte las gracias, mi Señor, por el don que me das cada mañana, tranquilo, tutto por los árboles, los pájaros y el sol, por la lluvia que azota mi ventana. Por los árboles, los pájaros y el sol, por la lluvia que azota mi ventana, gracias, muchas gracias, mi ancora che il Signore veramente rinsaldi questa fraternità, ricordiamo la famiglia nella fede. Ecco, grazie. È scritto la frase di Padre Mosca, dice la famiglia religiosa, cioè il vincolo, la deve essere superiore a quella del sangue. È veramente che ci sia questo desiderio e questo veramente impegno scambievole che possiamo essere forti aiutandoci l'una con l'altra. Grazie. E ricordiamo sempre, per la fraternità, dialogo e chiarezza, la verità deve venire sempre a galla, perché il demonio non vuole la fraternità. Bene. La madre quando mandò la circolare disse: mi auguro che sia un vero Kairos, e io ho visto l'azione di Dio ed è stato veramente un Kairos di fraternità e di amore. Ringraziamo il Signore, la mamma nostra, santissima. Canto, si sono. Gira anche di alto, di là, gira, brava. Hanno vissuto la sororità. Senza luce stai, come vai? Padre Mosca. Io la tua. Tutte e due ce l'ha la madrina. Sì, perché questa adesso andrà a tutte le nostre. Porterà in Messico, tutte le nostre cose. E ricordami, la luce tua mi servirà di bastone. Sono Monica e alta. Sono Francesca. Sor Angeles. Tocaia.
Le ho visto tanta pace. Tranquilla, serena. Molta pace e molta tranquillità. Le hanno detto, il servizio passa, però con che tranquillità? Un esempio. Questo è che uno, il servizio, ya sea superiore, è un servizio che si dà alla congregazione, no? E io questo mi ha ammirato tanto che come si niente, no? E questo è un esempio veramente... Una testimonianza bellissima. Ci fa capire che veramente ha capito l'autorità. Cosa consiste? Questo dovrebbe con dignità. Sì, sì, saper lasciare con dignità quello che ci dico. E preghiamo che il nuovo governo della delegazione abbia anche attenzione verso questa prontezza, questa docilità. E nella consorella una docilità gioiosa, serena, questa è la tua. E questa noi siamo vicini con la preghiera. Questa è la tua. Questa è la tua, te la metto vicino. Questa è la tua e questa è la mia. Va bene? Grazie a tutti. Vogliamo ringraziare con Sor Franziska, la Superiora Generale, che ci ha dato questa opportunità intanto di ritrovarci insieme qui come consorelle per un momento innanzitutto di fraternità, e insieme abbiamo condiviso la gioia di ritrovarci insieme, ma anche la fatica dell'aver condiviso quelli che sono le gioie, le preoccupazioni della congregazione, ma teniamo a dire che questo è stato un momento di ricerca della volontà di Dio per poter andare avanti uniti in maniera tale che la nostra congregazione si possa distinguere per quella carità senza limiti che il Padre Giacomo da sempre ha cercato di portare avanti. Ringraziamo tutte quante per come hanno risposto all'appello della Superiora Generale, e perché se questa assemblea è potuta riuscire veramente bene con la partecipazione di tutte, è perché tutte, ognuna, hanno messo il proprio contributo prezioso, nessuna si è tirata indietro facendo sacrifici, lasciando nella propria terra il lavoro che tornando l'aspetterà, però è ammirevole la partecipazione con la quale hanno arricchito questo convegno. Grazie alla madre, ma grazie anche a tutte voi, grazie, che avete reso possibile questo momento così bello. Grazie. Sor Lucy. Una parolina, sento il dovere di ringraziare giusto la nostra madre, il padre che ci ha seguito, a tutte le consorelle che abbiamo condiviso, come ha detto Sor Caterina, anche la realtà, le gioie e le preoccupazioni. Nello stesso tempo sento il dovere di ringraziare a Sor Caterina, non per altro, perché dal primo momento per tutti noi lei ha messo a disposizione, perché in tante cose siamo rivolte a lei, no? Da lei siamo di corsa. Lei a ciascuno ha saputo come deve aiutare, guidare, nell'animare la liturgia, anche durante la relazione che quando abbiamo esposto. Ecco, a ciascuno ha dato il suo grande aiuto, collaborazione, con tanta gentilezza e con tanta carità. Grazie. Grazie a voi. Grazie anche a Sor Teresa. Veramente, che anche sia malata, per che noi ci trovassimo bene. No, non era per... Grazie di cuore. Grazie, certo, la madre, innanzitutto, il suo consiglio, l'assessora con Sor Caterina, che sono state veramente, ci hanno guidato anche in questo lavoro, perché se non si avessero presentato questa metodologia, forse ci avessimo perso tante cose. Comunque, grazie a tutte, una per una, grazie di cuore. Grazie. Io voglio ringraziare moltissimo a tutte voi, però molto specialmente a Padre Mosca, perché vi dico una cosa. Prima di presentare la mia informazione, io avevo tanti dubbi e un po' di paura, perché
non sapevo se lo aveva fatto bene oppure no. Allora lui mi ha incoraggiato e mi ha detto, giusto come l'hai fatto, tu non aver paura, tu presenti quello che puoi presentare e avanti. È così che lui mi ha incoraggiato, io la ringrazio tanto, Padre Mosca. Grazie. Io vorrei ringraziare anche al Padre Mosca e la Madre che questa occasione, una occasione che mi ha dato una forza, coraggio, che salendo sull'aereo di nuovo, partendo da qui, e porterò questa gioia, questo raduno, veramente io sento di quella gioia che insieme con la mia comunità che non è presente qui, allora arrivando da noi porterò questa ricchezza, portando con loro, raccontando a loro quante abbiamo vissuto questa occasione per poter essere forte, coraggio, nonostante di quella difficoltà che abbiamo sentito nella nostra congregazione, ma partendo da qui io questo coraggio che noi non sentiamo, anche siamo più lontane. Ci sentiamo vicine, bravo. Sentiamo veramente vicino a questo. Grazie a Sor Caterina che mi ha dato il consiglio, che questa opportunità con senza biglietto partendo da qua non sarei. E Sor Maria Teresa che mi ha dato coraggio per presentare la nostra missione. Grazie a tutte. È così. Arrivederci. E togliamo le ombre se ce ne sono con la luce. Soranna, por este encuentro, porque para mí ha sido pues así como un encuentro de mucha convivencia, de mucho compartir, de mucha búsqueda. Entonces me voy con un corazón lleno de esperanza, ¿verdad? Y ha sido un encuentro también de mucha alegría, ¿verdad? Y agradezco pues a la madre, ¿verdad? Y al consejo y a cada una, ¿verdad? Por la disponibilidad que cada una pusimos, ¿verdad? En este encuentro, el interés, ¿verdad? Y pues muy especialmente a Sor María Teresa, ¿verdad? Que siempre con esa disponibilidad, con esa delicadeza de servir, ¿verdad? A cuando nos encontramos aquí, ¿verdad? Y pues deseamos que el Señor pronto le conceda la salud y pues gracias a toda la comunidad por todo esto que nos han regalado y pues gracias a todas. Gracias. Gracias. Naturalmente, oggi, grazie a tutte, desidero dire questo. Se possiamo, ricordiamoci che noi abbiamo ricevuto per prime la formazione che desideriamo riportare alle nostre sorelle. Quindi è un seme posto dentro di noi, una sorgente d'acqua, e come diceva stamattina Padre Mosca all'altare, se siamo una sorgente nei di Dio e Lui ci guiderà dove vorrà, e allora porteremo l'acqua che il Signore ci dà e dove è destinata a portarla. Ma ribadisco, quello che è importante è che noi abbiamo ricevuto in questi giorni una formazione diversa che non avevamo prima di questo incontro. Grazie. Grazie, Signore. Pues para mí ha sido una experiencia muy significativa, ¿verdad? El conocer el trabajo que se realiza en cada una de las misiones, la verdad, pues es una riqueza muy grande. Yo hoy en la mañana, pues yo le agradecí a Dios la vida, ¿verdad?, de cada una, porque cada una pues refleja el amor, el cariño, la dedicación a los pobres, ¿verdad? Como dice el Padre Santiago, que los pobres son y deben ser nuestro tesoro. Y pues yo me quedo muy agradecida con Dios por haber tenido esta experiencia con ustedes, con cada una, el cariño, ¿verdad?
la dedicación que le ponen a todo lo que se realiza, también pues al consejo y a cada una de las hermanas, a Sor Francisca, pues con todo el apoyo que nos ha dado, Sor Caterine, la madre, pues a cada una muchas gracias. Que Dios les recompense. Io ringrazio a tutti e pregherò perché questo seme sia sparso e fruttifichi. Grazie. Volevo dire solo questo, state tranquille, che non siete la causa della mia sofferenza. No, vediamo domani che cosa è. Forse un accumulo di cose, che ne so, io forse il tempo pure, madre. Non è perché la stanchezza, perché noi sappiamo tutti che è un dovere. Perciò non c'è bisogno di dire grazie, è casa nostra, siete tutte benvenute. Siamo contente perché ora saremo con tutta la comunità e quindi avremo occasione per ringraziare anche le suore. Io voglio ringraziare pure l'organizzazione di tutto quello che abbiamo fatto in questi giorni, perché ci ha dato la possibilità di conoscere ogni nostra missione e così possiamo portarci le une e le altre nella preghiera di ogni giorno, perché il Signore ci aiuta e possiamo continuare a lavorare nella sua vita. Grazie. Grazie. Ya todas dieron gracias, pues yo me uno a toda esa acción de gracias. Nada más me brota el pensar y agradecer a Dios que no es obra de la casualidad que estemos aquí, ¿verdad? Ya Dios había previsto que nos encontráramos y que nos encontráramos con este ánimo, con este deseo de compartir nuestra misión, nuestro ser de siervas de los pobres. Pues el amor y la gratitud para cada una, desde pues la fragilidad que soy y también desde la fortaleza. Gracias. Que Dios nos siga uniendo y nos siga acompañando en el caminar. Grazie. Grazie. Io volevo anche ringraziare veramente insieme alle altre, ma nello stesso tempo un augurio che faccio prima a me e poi a tutte noi, perché iniziando questo secondo triennio sia veramente un triennio con più entusiasmo, con più speranza più che altro, non scoraggiarsi, perché abbiamo visto che ci sono tante difficoltà, tanti problemi, però questo deve aumentare nel Signore la forza, cioè la fiducia in Lui, ma nello stesso tempo la nostra collaborazione. Poi sono contenta perché è stata anche un'occasione per poter conoscere le consorelle del Messico, altre consorelle, ed è bello perché così si rinsalda sempre più il vincolo fraterno, questa conoscenza che porta ad amarci, a comprenderci e a lavorare insieme. Scusate. Grazie. Io ringrazio pure la madre per quel gesto materno, fraterno che ha avuto, per le suore che ha invitato a venire qua. Anche se non sono state in questo programma, però pure loro penso che hanno goduto tanto il conoscere la culla della congregazione. Per noi è molto ricco perché questo poi lo portiamo dove lavoriamo. Sono arrivati, arriveranno. Come arriveranno? Stanno arrivando. Stanno arrivando. Così domani saranno con noi lì. Sono arrivati. Yo ya nada más quiero agradecerle al Señor y claro al Consejo General, a la asesora y a cada uno, al Padre, pues a todos, ¿verdad? Esta oportunidad que el Señor me ha dado de participar en este Consejo. Y también, ¿por qué no agradecer a mi comunidad, verdad? Porque pues es el tiempo que uno le debe al oficio, pero claro, este es otro oficio. Entonces, y es un oficio... Para mí ha sido muy rico el permanecer, el estar, el participar aquí, el conocer la realidad que vive mi congregación, el conocer cada una de las misiones, sus dificultades, sus aciertos, sus avances. Creo que me llevo una muy buena experiencia y claro, pues no nos sentimos solas, no me siento sola. Entonces, para continuar, compartir y hacer vida lo que hemos visto aquí, y pues seguir adelante, y lo que tengamos que hacer, pues hay que hacerlo. Gracias. Anche io sono molto grata al buon Dio per avermi dato la possibilità
di poter partecipare a questo corso. Grazie alla Reverendissima Madre, al Consiglio Generale, perché mi ha dato veramente questa possibilità. Porterò con me tanta ricchezza, vi porterò sempre nel cuore, ma soprattutto vi porterò nella preghiera. Grazie. 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 Io volevo aggiungere una cosa. Dopo aver ascoltato tutte queste, io mi auguro che cercheremo pure con tutto il cuore di vivere secondo il cuore di Dio. Grazie. 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 L'assistente. Ringraziamo allora. C'è più nessuno. Chiudiamo con la benedizione. Sì, sì, la benedizione, sì, sì, padre. Sì. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Andate in pace, magnificate il Signore con la vostra vita. Rendiamo grazie a Dio. Viva la gente! Era che la gente!